Buonasera e bentornati al consueto appuntamento con il nostro spazio informativo delle notizie più importanti della giornata all'interno di atvreport.it. Iniziamo subito con una notizia clamorosa perché a seguito di un incontro avvenuto nei giorni scorsi fra il viceministro Riccardo Nencini, i rappresentanti della regione Umbria e quelli della regione Toscana, la E78 è destinata a cambiare il proprio tracciato. Ancora non si sa dove passerà la Due Mari, probabilmente però verrà ripristinata la galleria della Guinza. Il tracciato dettagliato verrà fornito nei prossimi giorni. E continuiamo ancora restando a Città di Castello, dove i sindacati hanno richiesto un summit urgente con il direttore generale dell'ASL Umbria 1. La richiesta è arrivata al termine di un incontro fra gli stessi rappresentanti sindacali insieme a quelli del comune Tifernate. E proprio oggi c'è stata l'anteprima della 49esima mostra nazionale del cavallo di Città di Castello con appunto i cavalieri che hanno sfilato nel centro storico Tifernate. Il taglio del nastro ufficiale avverrà domani nella sede storica della manifestazione, vale a dire nella FAT di Cerbara. Vi ricordiamo che per tutte le notizie in tempo reale basta digitare www.attvreport.it.